di Natale con Marco Sansovini, al quale i tifosi del Pescara chiedono il regalo più bello, cioè quello di rimanere in biancazzurro anche dopo il mese di gennaio e concludere qui almeno questa stagione. Sì, sì, ma io questa è la mia intenzione, quindi. No, perché ultimamente sono circolate un po' di voci sul tuo futuro, anche lontano da Pescara, tu te la senti di smentire? Ma io non so proprio assolutamente niente, anche perché sono concentrato pienamente sul rush finale di questo girone d'andata. Il resto sono chiacchiere che ho letto anch'io, ma di cui non so niente. Senti, tu di Pescara ne hai visti tanti, sono tanti anni che vesti questa maglia. Che Pescara è quello che sta prendendo forma nel corso di questi mesi? Ma è molto forte, sicuramente molto forte, grande qualità, grande voglia di arrivare, fame di affermarsi da parte di tutti quanti, quindi gli ingredienti per far bene ci sono, poi è il campionato che parlerà. C'è qualche rammarico per punti persi strada facendo? Mi viene in mente il pareggio di Vicenza, anche quello in casa con lo Spezia. Con qualche accortezza in più il Pescara a questo punto avrebbe potuto avere qualche punticino in più in classifica, sei d'accordo? Ah sì, sicuramente errori ne abbiamo fatti, però prendiamola come una lezione. Abbiamo fatto degli errori per poi rimediare nel futuro, quindi ci servirà di lezione e per il proseguo del campionato terremo bene a mente questi cali di tensione. Massimo Odo tante volte ha detto siamo un gruppo giovane che deve crescere anche dal punto di vista mentale. Il fatto sabato di non aver preso gol con l'Entella, di aver gestito la partita meglio rispetto ad altre circostanze, vuol dire che sta avvenendo questo percorso di crescita? Ecco, è quello che abbiamo fatto la cosa giustissima, perfetta. Adesso dobbiamo consolidare quello che di buono stiamo facendo e non ricadere magari in errori banali, in mancanze mentali che poi ti portano a perdere le partite. Senti, rispetto all'anno scorso, questa è una squadra che va meglio in casa, peggio fuori. L'anno scorso c'era un Trento talmente diverso. Secondo te da cosa dipende? Ma, non credo che dipenda da qualcosa in particolare. Noi dobbiamo essere sempre noi stessi, credere sempre nel nostro lavoro e nei nostri mezzi, sia che sia la partita in casa che sia la partita fuori. Per noi non deve cambiare niente. Fatto questo riusciremo a fare il salto di qualità. Già a partire da Lanciano sabato è una gara importante per voi per confermare quello che di buono avete fatto vedere sabato scorso. Certo, la prima delle ultime tre di campionato, del girone d'andata, quindi ci teniamo a far bene, questo è sottinteso, non andrebbe neanche detto. Quello che va detto è che ci stiamo preparando alla grande, nella maniera migliore per affrontare questa partita che sarà molto difficile. Senti, se ti va, guardagli in camera, ci sono tanti utenti del nostro sito forzapescara.com che ti guardano, ti seguono, ti va di fare gli auguri di Buon Natale? Ah, certamente, faccio gli auguri a tutti gli utenti di Buon Natale, di Felice Anno Nuovo, Forza Pescara a tutti quanti chiaramente, e non solo agli utenti ma anche a tutta la città di Pescara. Ringraziamo Marco Sansovini.